Buongiorno a tutti, sono Mattia Fiorin, Product Marketing Manager di Nokia Italia. Vi presento oggi il Nokia 808 Purview. Ha vinto il premio come miglior smartphone per il Mobile World Congress a Barcellona. Sono qui a presentarvelo e ha delle grandissime novità. Allora, la prima che salta all'occhio sono i 41 megapixel. Il primo smartphone ad avere 41 megapixel prodotto da Nokia, con delle interessanti e importanti novità. Allora, 41 megapixel sono molto difficili da condividere, ad esempio su Facebook. Bene, abbiamo creato una tecnologia che si chiama Purview, tramite la quale questi 41 megapixel vengono condensati. Come un profumo viene catturata l'essenza della foto, quelle qualità che la contraddistinguono, e avrò la 8 megapixel migliore che ho mai visto. Quindi 8 megapixel che diventano agevoli per essere condivisi su Facebook e sugli altri social network. Naturalmente, se lo desidero, posso ottenere una foto alla risoluzione massima dei 38 megapixel che salverò ad esempio per la stampa. Qua vedete delle stampe che abbiamo fatto oggi, foto fatte anche da me e dai miei colleghi, che risultano veramente perfette. Non potete vederle nel video, ma le persone che sono qui presenti riescono a vedere la vera qualità con la quale queste foto sono state scattate. Bene, oltre al video abbiamo pensato anche all'audio. Questo smartphone ha ben 3 microfoni con i quali è possibile registrare il rumore di un jet che decolla senza avere distorsioni. Questo significa che se io vado ad un concerto avrò la certezza che l'audio sarà di altissima qualità, ed è anche il video lo sarà, perché Full HD, e con un accessorio sarà possibile collegare il mio smartphone direttamente alla TV e vedere in HD il contenuto che ho registrato. L'altra particolare importante: non è un flash allo Xenon, ma è un flash combinato. Quindi io posso usare lo Xenon, il flash allo Xenon, per effettuare uno scatto fotografico, mentre quando giro un video utilizzerò il LED, che è sempre integrato e mi illuminerà la scena in maniera ottimale. Best in class per le foto a bassa luminosità. Lo zoom 3x reale, posso fare uno zoom di 3x senza perdere la risoluzione di 8 megapixel, proprio perché parto da una risoluzione del chipset di 41. Symbian Belle, il software FP1, quindi la nuova release, che contiene importanti novità come un browser potenziato, il navigatore satellitare sempre integrato e innovato grazie alla possibilità di utilizzare il trasporto pubblico, quindi mi dirà in un percorso a piedi dove prendere ad esempio il bus, e arriverà nei negozi a giugno al prezzo di circa 599.